Il progetto di street art poeticaria nasce dall'amministrazione comunale di Foiano. L'idea è quella di riqualificare i muri di alcuni edifici, tra questi la struttura della casa famiglia gestita dal consorzio sociale Comars. Ma nasce perché ormai è una forma d'arte sdoganata quella dello street art. È da tempo che avevamo insieme a Massimo Magurano questa idea, ci abbiamo studiato a lungo e alla fine è venuta fuori questa possibilità. Abbiamo avuto l'ok, insomma, di tutti gli organi competenti e abbiamo voluto iniziare dalla casa famiglia, sia perché comunque è una struttura del comune, quindi era più facile in realtà iniziare da qui, e poi perché proprio all'interno della casa famiglia, con gli operatori, con gli ospiti, volevamo ringraziarli per questi 2 anni di pandemia. Sono stati fondamentali per la struttura, insomma, di tutto il tessuto cittadino con le loro opere, quindi abbiamo voluto fargli un ringraziamento proprio in questo modo. È stata apprezzata la cosa sia da loro sia dalle persone fuori e abbiamo rivalorizzato, insomma, una zona di Foiano importante, quindi siamo contenti. Il progetto è solo l'inizio perché vorremmo poi nei prossimi mesi, nel prossimo anno, fare altri progetti sempre di street art all'interno del comune, quindi mi sembra un buon inizio per ora. Le opere di QWERTY hanno colorato i muri esterni della sede della casa famiglia di Foiano. L'artista ha lavorato a stretto contatto con gli ospiti, dei quali ha tratto ispirazione seguendone i preziosi suggerimenti. Gli ospiti l'hanno accolto molto volentieri, lui si è posto in maniera molto sensibile nei loro confronti, con molta discrezione, con molta riservatezza, ha fatto le sue opere in 2 giornate piene di lavoro e l'hanno tutti sicuramente apprezzato proprio anche per il suo modo di porsi, insomma, ecco questo. Abbiamo personalizzato uno dei nostri disegni anche con un gatto. Che rappresenta appunto il nostro gatto di struttura e insomma è la mascotte della nostra struttura e è stato di ispirazione per QWERTY, per lo street artist. Questa struttura è un RSA con posti convenzionati per non autosufficienti e posti per auto. Sono 25 posti totali. In questo momento i posti occupati sono 23. I posti per non auto sono convenzionati con la ASL e ecco tutto qui. La cooperativa Arca ormai è qui dal 2013, dal novembre del 2013. Con l'amministrazione ci siamo sempre trovati molto bene e questo progetto dedicato a noi ci fa onore, anche perché è vero che la pandemia lascerà moltissimi segni, no? Rispetto ai tanti aspetti, insomma, che ha toccato. E questo è sicuramente un segno positivo, quello che ci lascia questo street artist, quello comunque di esserci impegnati, di aver fatto un buon lavoro e di aver conseguito dei buoni risultati. Il curatore del progetto di riqualificazione urbana permanente, che dopo la casa famiglia coinvolgerà altre strutture, è Massimo Magurano. Il progetto è nato perché le opere fossero condivise e si condividessero col luogo. È tutto pensato proprio per questo luogo così importante. Praticamente l'artista QWERTY, in questo caso, ha convissuto qualche giorno, dalla mattina alla sera, in mezzo agli ospiti di questo luogo, per cui diciamo che c'è stata più di qualche influenza nelle opere, proprio creata da questa condivisione di tempo e mi sembra di dire anche qualche amicizia è nata, sì.